Buonasera e bentornati al TG regionale. Grande soddisfazione dunque nel polo universitario tecnologico della Federico II di Napoli a San Giovanni a Teduccio. L'Europa riconosce l'efficacia degli investimenti fatti, la regione annuncia nuovi fondi e arrivano altri investitori. Ci racconta tutto Ettore De Lorenzo. Quello di oggi è un giorno importante per l'Università Federico II e soprattutto per l'Accademia qui di San Giovanni, perché è stata riconosciuta dalla comunità europea l'investimento fatto proprio dall'Unione Europea come uno dei migliori investimenti fatti nelle aree a obiettivo 1. Qui oggi sono stati anche presentati nuovi investimenti da parte della Regione Campania, 53 milioni di euro, e qui è stato presentato anche il nuovo hub di uno dei più grandi player mondiali per quanto riguarda la telefonia mobile e le tecnologie legate alla telefonia mobile, ovvero la TIM. Qui c'è la Cisco, qui c'è la Apple, insomma quella di San Giovanni a Teduccio sta diventando davvero una delle piattaforme più straordinarie e uniche al mondo. Faremo questi investimenti per due ragioni: primo, per completare un programma di riqualificazione urbanistica di tutta l'area. Intorno al polo universitario sta crescendo già una economia nel quartiere. E poi perché riteniamo che questa debba essere l'immagine vera di Napoli, non il pulcinellismo, non l'ammuina perenne, ma la capacità di sviluppare risorse umane, di creare ricerca, di dare un futuro ai giovani, di creare lavoro. Da questo punto di vista qui abbiamo un polo di eccellenza mondiale. Io credo che il segreto e il successo di questa iniziativa è che noi siamo riusciti a fare un grande lavoro di squadra, sia di persone che di istituzioni, eliminando quello che poi è il difetto dei napoletani: grande creatività ma grande individualismo, grande conflittualità. Noi dobbiamo metterci insieme, mettere insieme tutte le persone di buona volontà, lavorare tutti insieme, perché veramente possiamo costruire un futuro diverso per la città, per la regione, per il sud, ma per il paese, perché senza un sud forte non ci potrà essere un'Italia veramente competitiva.